Sul Colle Celio, Gregorio Magno visse tra i 540 e i 604. Nacque a Roma da una famiglia patrizia. Divenne pretor maior della città, ma presto rinunciò alla carica e trasformò la sua casa di famiglia sul Colle Celio in un monastero dove prese l'abito. Fu mandato a Costantinopoli come nunzio pontificio e al ritorno fu eletto papa nel 590. Nei 14 anni del suo pontificato inviò in Inghilterra una missione composta da 40 dei suoi monaci del Colle Celio, capeggiata da Sant'Agostino. Si adoperò per la conversione dei Longobardi in Italia e dei Visigoti in Spagna. Sostenne i diritti della sede romana contro Costantinopoli, abbellì la liturgia, difese e favorì il monachesimo, aiutò i poveri di Roma, di Ravenna e delle proprie terre in Sicilia. I suoi dialoghi e il suo Liber Regulae Pastoralis sono classici della letteratura ascetica. Chi era Gregorio Magno? Commento. Gregorio Magno aveva raggiunto la sua evoluzione attraverso una religione. Albert Einstein, invece, ha raggiunto la sua evoluzione attraverso se stesso.